L'assessorato alle politiche sociali del Comune dell'Aquila e così l'assessorato alla cultura sono inaccessibili ai disabili. La denuncia è di Massimo Prospero Cocco e Adriano Perrotti, che in una protesta originale hanno mostrato come gli uffici trasferiti da via Rocco Carabba in via Aldo Moro non possano essere raggiunti da chi è in carrozzina. Ci sono parcheggi dedicati e scivolo all'ingresso, ma l'ascensore che dovrebbe condurre ai piani superiori non è a norma, secondo la denuncia. Le porte sono troppo strette per consentire l'ingresso delle sedie a rotelle, quindi la barriera architettonica è insormontabile per chi volesse raggiungere i due assessorati. Un luogo pubblico come questo, l'assessorato alle politiche sociali, che non è accessibile alle persone in disabilità. Barriere architettoniche, l'ingresso è fatto benissimo, c'è lo scivolo, c'è il parcheggio disabili, ma quando giunge all'interno dell'edificio non è accessibile, per cui qui proprio manca l'assenza del Universal Design, in cui c'è tutta la progettazione dall'ingresso ragazzi all'ufficio accessibile. Questa struttura, come avete visto, non è assolutamente accessibile. Il fatto che non sia accessibile la rende anche non inclusiva, quindi se non è inclusiva esclude, e escludendo proprio le persone con disabilità all'interno, proprio per poter entrare all'interno di un assessorato alle politiche sociali, è un non senso. È arrivata immediata però la replica del sindaco Pierluigi Biondi e dell'assessore Bignotti. La sede provvisoria degli uffici dispone di due sportelli di front office al piano terra, hanno detto i due, e si ricorda, come già più volte evidenziato ai referenti di alcune associazioni di categoria, che la sede provvisoria degli uffici politiche per il benessere delle persone, situata in via Aldo Moro, dispone di due sportelli di front office ubicati al pian terreno dello stabile, proprio per venire incontro alle esigenze dell'utenza, in particolare a quella con ridotta capacità motoria. La sede, hanno proseguito il sindaco e l'assessore, dispone anche di ascensori la cui capienza consente l'accesso a sedie a rotelle. Nel caso in cui la dimensione delle stesse eccedesse la capacità di carico, vi è la disponibilità da parte del personale del settore di raggiungere il front office, già di per sé in grado di fornire tutte le informazioni del caso per poter interloquire con l'utenza che rappresentasse tale necessità.